benvenuti ad un nuovo appuntamento con La Voce del Consiglio, la trasmissione a cura della redazione di RTV 38 che fa il punto sulle principali attività del Consiglio regionale della Toscana. Cominciamo parlando dell'Europa, in particolare della festa dedicata all'Europa con le celebrazioni che riguardano anche l'Assemblea legislativa regionale e tutti gli appuntamenti principali. Grazie al Presidente Antonio Mazzeo, al Consiglio regionale della Toscana, per avermi invitato a parlare di che cosa è l'Europa, che cosa è per voi l'Europa. È stato l'incontro con Josep Borrell, alto rappresentante dell'Unione Europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza, l'evento principale della serie di iniziative dedicate alla giornata dell'Europa e organizzate dal Consiglio regionale. Al Teatro della Compagnia di Firenze, il vicepresidente della Commissione Europea ha incontrato giovani studenti provenienti da tutta la Toscana, confrontandosi con loro sui temi di stretta attualità, soprattutto sulla guerra in Ucraina. Le giovani non pensano alla guerra, perché la guerra non è stata mai nel suo immaginario, no? L'Europa ha fatto la pace, è un grandissimo successo, ma non si valorizza, perché sembra naturale. Allora, qual d'altro? Che cosa di più può fare l'Europa? E penso che l'Europa deve fare una cosa molto semplice e molto difficile, è sopravvivere nel mondo globale. Perché siamo solamente il 5% della popolazione mondiale e perché hanno altri poteri molto più grandi che noi dal punto di vista demografico, una crescita economica molto più forte, e se noi vogliamo sopravvivere nel mondo dobbiamo unirsi di più perché siamo troppo piccolo. Questo penso che è il messaggio importante per la giovinezza. L'Europa è la nostra comunità di destino, è il nostro sogno, il nostro futuro. L'Europa sono i nostri giovani, per questo abbiamo voluto organizzare questo momento con uno dei massimi rappresentanti della Commissione Europea per far sì che i giovani potessero porgli le domande su quale deve essere il futuro dell'Europa, un'Europa più solidale, un'Europa più accogliente, un'Europa che non si volti dall'altra parte. Oggi, perché possa cessare il fuoco in questa atroce guerra che sta sconvolgendo l'Ucraina, c'è necessità di più Europa, c'è necessità che l'Europa faccia ancora di più la sua parte e che sostenga la resistenza del popolo ucraino. Bello sapere che tanti ragazzi oggi potranno confrontarsi e porre domande a chi ogni giorno decide sul futuro della nostra Europa. L'Europa è quella che David Sassoli solo un anno fa qui ci ha descritto, un'Europa accogliente, solidale, un'Europa che arrivi al cuore di ciascuno di noi e che non la senta lontano. Abbiamo vissuto anni in cui l'Europa è stata vista sempre come l'Europa matrigna dell'austerità. Oggi abbiamo un'Europa che rilancia, un'Europa che tenta di farci uscire, sostenendoci anche dalla terribile pandemia. Ecco, ognuno di noi il compito di metterci un pezzettino, un passaggio di testimone e di consegna con chi ogni giorno vive questa Europa, e che deve essere un'Europa sempre più dei ponti e non dei muri. Questa giornata dedicata all'Europa per noi è importante anche perché cerca di raggiungere un doppio obiettivo che come Commissione per le politiche europee del Consiglio regionale della Toscana ci siamo dati, ovvero ridurre le distanze tra le istituzioni centrali e i nostri territori e poi dare protagonismo alle giovani generazioni. Credo che grazie alla straordinaria disponibilità dell'alto rappresentante Borrell di interloquire, dialogare e rispondere alle domande delle ragazze e dei ragazzi, credo che insomma si scriva una pagina, noi ci auguriamo bella, che non è un punto di arrivo ma è l'avvio di un percorso che noi insieme al Consiglio regionale, e ringrazio il Presidente Mazzeo e insieme al Presidente della Giunta Gianni, che voglio citare come sempre attento a tutte le nostre proposte, noi come Commissione delle Politiche Europee, con un dibattito a più voci, che è il nostro bene più prezioso, cercheremo di proseguire su questa linea. La Commissione ha lavorato tanto in questi due anni, ci siamo dati un'identità, abbiamo fatto un grande percorso insieme,
però questa festa dell'Europa deve secondo me rappresentare in questo momento un punto di partenza, non una celebrazione, ma cercare attraverso l'ospite che è oggi qui ad ascoltarci, ma soprattutto a rispondere alle domande dei nostri ragazzi, possa darci quello che sarà l'indirizzo e il futuro dell'Europa. Al centro del dibattito in Consiglio regionale anche la questione dell'ipotesi maxi base militare da realizzare a Coltano in provincia di Pisa, nel cuore del parco di San Rossore, un'ipotesi che ha sollevato numerose polemiche nel corso degli ultimi giorni. Nell'ultimo appuntamento faccia a faccia tra l'Arma dei Carabinieri, istituzioni toscane e Comune di Pisa è stato fatto il punto sulla vicenda, ma lo stesso è stato fatto pure in Consiglio regionale con 3 mozioni che sono state approvate contro la realizzazione della base militare proprio nell'area di Coltano, sia la base in Toscana ma non nel territorio del parco di San Rossore, per evitare che ci sia un notevole impatto ambientale. Sì alla maxi base militare in Toscana, ma non a Coltano. 3 diverse mozioni sono state approvate dal Consiglio regionale per chiedere di non costruire la struttura all'interno del parco regionale di San Rossore e per aprire il dialogo con il governo in modo da trovare una location alternativa per la realizzazione, così da avere un impatto minore sotto il profilo ambientale. Noi apprezziamo la presenza e l'impegno e il lavoro dei carabinieri in Toscana e nella realtà pisana. Riteniamo però, in sintonia con tantissimi di quelli che si sono espressi, che questo intervento, per l'impatto che produce sul territorio, non debba essere realizzato all'interno di un'area protetta. E quindi chiediamo tutto l'impegno possibile al nostro Presidente e alle altre istituzioni affinché si adoperino in un confronto con le istituzioni governative per cercare di evitare che vengano occupati questi 73 ettari all'interno del Parco di San Rossore per questa realizzazione. Io credo che questo potrà riuscire, anche perché abbiamo molto apprezzato la disponibilità dell'Arma dei Carabinieri, che ha detto di non voler comunque realizzare questo tipo di intervento contro le comunità locali. E quindi con le mozioni che sono state approvate crediamo di rafforzare la posizione e l'impegno della Regione Toscana per andare in questa direzione. Noi intanto abbiamo detto fin dall'inizio che il Comune di Pisa deve essere coinvolto e deve essere centrale nella discussione, tant'è che apprezziamo il fatto che stamani mattina il Sindaco di Pisa, accompagnato anche dall'Assessore all'Urbanistica e dal Presidente della Prima Commissione, siano al tavolo dove si discute di questo intervento insieme alla Regione, insieme all'Arma dei Carabinieri. Quindi è un passaggio che riteniamo essere obbligato ancorché opportuno. Dopodiché pensiamo che, proprio coinvolgendo il Comune di Pisa, il Sindaco sarà in grado di individuare una proposta che possa tener conto di 2 interessi principali. Uno, quello di salvaguardare l'ambiente, e un intervento che possa essere in qualche modo troppo invasivo in un'area importante come l'area di Coltano. Dall'altra parte però salvaguardare il fatto che il Comune di Pisa possa ospitare un centro di eccellenza dove saranno appunto convogliati 3 reparti di eccellenza fondamentali che sono un orgoglio nazionale, quale il Tuscania, quale il GIS e quale il reparto dei Carabinieri Cenofili a cavallo. Quindi siamo felicissimi che questi 3 importanti reparti possano essere stanziati a Pisa, che daranno ulteriore appunto motivo di orgoglio alla nostra città, con un intervento che deve sicuramente essere in qualche modo rivisto, in qualche modo riallocato o contenuto rispetto al progetto iniziale. Così come è stato presentato, questo progetto è apparso immediatamente irragionevole per i volumi e per come è dislocato. Qualcuno parla infatti in aula di un'area marginale del parco, ma si tratta in realtà di un'area vocata a agricoltura biologica e soprattutto un importante cuscinetto tra il tessuto sociale ed economico del territorio e il parco regionale. Il fatto che questa proposta sia stata calata in maniera così improvvisa dall'alto
stato, non è piaciuto sicuramente agli abitanti, neanche alle istituzioni, e la Regione Toscana ha fatto bene a cercare una soluzione alternativa, anche perché si andrebbe a parlare di 73 ettari di terreno vergine ad alto valore ambientale a fronte di quello che dovrebbe essere il gancio evocato, quindi la bonifica di 5 ettari, anche meno, di un'ex stazione radar. Quindi l'irragionevolezza, anche a fronte delle molte, dei molti immobili, dei molti edifici abbandonati nei dintorni, è evidente. Tanto più che appunto la presenza militare a Pisa è sempre stata forte e ha bisogno di una razionalizzazione anche per quanto riguarda gli spazi che ospitano, perché possa davvero sì essere quello che l'Europa anche chiede, delle caserme più verdi, quindi con un risparmio energetico e con una sostenibilità ambientale maggiore. Questo deve essere fatto, e deve essere fatto di concerto col Ministero della Difesa, ma appunto di concertazione si parla e non di imposizione. Italia Viva per prima si è pronunciata contro la realizzazione di questo intervento nel merito alla localizzazione e all'utilizzo dei fondi del PNRR. Non è sbagliato di per sé migliorare il posizionamento dei carabinieri, fare un intervento importante, ma bisogna decidere dove farlo, come farlo, passare da 53.000 metri quadrati a 730.000 metri quadrati in un parco come quello di San Rossore è una speculazione, diciamo, edilizia pubblica in un ambiente che deve essere invece tutelato, promosso e qualificato. Si può condividere dove fare questo intervento, meglio se farlo dove ci sono degli opifici dismessi che possono essere recuperati o dove ci sono dei locali abbandonati, ma sicuramente non in un parco regionale che è famoso nel mondo per il proprio pregio di carattere ambientale. Quindi siamo contrari, bene l'approvazione del nostro atto per dare forza al Presidente Gianni per contrastare questo intervento. E chiudiamo parlando di un vero e proprio giovane da record, il plurilaureato sardo Samuele Cannas, che ha ottenuto ben 6 diversi titoli di studio all'età di 25 anni ed è stato premiato dal Consiglio regionale. Talvolta nella vita le persone ci dicono: tu non puoi fare questo, non puoi superare questo ostacolo. Non è vero. Cioè, non esistono ostacoli che noi non possiamo superare, se non quelli che noi stessi andiamo a costruire davanti a noi. Quindi spero che la mia storia possa essere di ispirazione per giovani ragazzi e giovani ragazzi per poter portare avanti i propri sogni e i propri obiettivi. Ha ricevuto la più alta onorificenza del Consiglio regionale Samuele Cannas, il giovane plurilaureato alla Scuola Superiore Sant'Anna e all'Università di Pisa. Dopo gli attestati di studio in medicina e chirurgia, quelli in biotecnologie e ingegneria biomedica, la magistrale in biotecnologie e la laurea in pianoforte al conservatorio, con l'ultima licenza magistrale del Sant'Anna è riuscito a raggiungere il suo obiettivo, quello di ottenere 6 lauree a soli 25 anni. Il mio obiettivo di carriera è sempre stato l'approccio alle patologie tumorali dell'addome, nello specifico pancreas, fegato e biliari. E dopo il mio primo anno di medicina mi resi conto che non avevo le competenze per poter rispondere bene, efficacemente, in profondità a quelle problematiche. Quindi così per gioco decisi di, molto bene, cosa non so fare? Non so programmare. Bene, non capisco la parte molecolare di queste patologie. Cosa faccio? Provo a dare gli esami che danno gli ingegneri, i biotecnologi molecolari, per comprendere appieno queste conoscenze e usarle a mio favore per trattare quell'ambito che mi interessava. E quindi, come in un circolo virtuoso, dico io, un esame tira l'altro e sono arrivato alla fine dei 6 anni con tutti gli esami dati e pronto appunto a conseguire i titoli di laurea. Siamo innanzitutto molto soddisfatti di dare questo riconoscimento a Cannas, che si è dimostrato veramente un talento assoluto. Questi 6 titoli di studio sono veramente a dimostrare una intelligenza eccezionale, e c'è tanto bisogno di intelligenza positiva in questo paese. È un esempio importante da far conoscere, da promuovere, e noi come Consiglio regionale siamo sempre stati sensibili a queste iniziative proprio per far sì, ecco, che i giovani possano essere conosciuti. Questo palazzo continua ad aprirsi all'esterno e si apre anche nel riconoscere le grandezze dei nostri giovani.
Con questo è davvero tutto, la nostra puntata della Voce del Consiglio termina qui, l'appuntamento ovviamente è fissato per la prossima settimana, sempre su RTV 38. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento, arrivederci.